Le suore francescane alcantarine sono in prima linea con la chiesa locale e con i giovani. Noi nasciamo in un quartiere molto povero di Castellammare di Stabia alla fine del 1800, quindi siamo chiamate ad avere cuore di madre, un cuore docile, intelligente, per stare a fianco ai giovani ma anche a chiunque ne ha bisogno. L'attività di una Caritas diocesana è il modo attraverso il quale una Chiesa si rende presente nel territorio, e testimonia la sua vicinanza alle persone, soprattutto alle persone che hanno più difficoltà. Ecco, mi sembra che uno dei fulcri di questa attività possa essere definito proprio il sostegno che l'8 per mille fa rispetto ai progetti che noi realizziamo. Sì, l'idea dell'ambulatorio è nata un po' così, soprattutto grazie a tutti gli altri servizi della Caritas, tra il centro d'ascolto e lo sportello giuridico in particolare. E ci siamo un po' resi conto tutti che quello sanitario è un problema spesso messo in secondo piano da chi ha delle difficoltà economiche o soprattutto anche per gli stranieri. Allora era un po' un sogno nel cassetto da qualche anno per la Caritas di questa diocesi e finalmente è diventato realtà. Il gruppo Davide nasce qualche anno fa per assistere e sostenere i bambini che hanno delle difficoltà scolastiche, ma non solo, anche per essere un sostegno per le famiglie che non possono garantire questo appoggio. Dal 2011 mi occupo delle donne vittime di tratta, grazie a un progetto nato proprio con l'8 per mille. E quindi abbiamo avuto la spinta per iniziare a fare questo. Noi semplicemente attraverso le uscite andiamo quasi in punta di piedi ad incontrarle, a cercare di instaurare un rapporto di fiducia con loro e cercare in tutti i modi di strapparle dalla strada, perché loro lo sanno, cioè in fondo al loro cuore lo sanno che non è quello che meritano. E in tutto questo il servizio della mensa è un servizio molto prezioso, così come la distribuzione dei vestiti, la distribuzione degli alimenti. Alla mensa abbiamo incontrato tante persone, non c'erano solo italiani, provenienti da varie nazionalità, comunque persone che secondo me avevano una grande dignità. È stato bello poi poter essere d'aiuto agli altri, mangiare assieme. Purtroppo non abbiamo potuto pranzare assieme agli ospiti della mensa a causa del Covid e abbiamo quindi distribuito i pasti all'esterno. Ciononostante abbiamo potuto vedere la bellezza negli occhi di quelle persone e abbiamo capito anche che non bastava dare loro un pasto, ma serviva anche dire una parola o comunque stare vicino anche in concreto. Ecco, io penso che quando noi pensiamo all'8 per mille, quando pensiamo che fine fanno quei soldi, mi sembra che è molto opportuno poter rivedere le immagini, le storie, i volti delle persone, e credo che questo ci aiuta a comprendere che quel sostegno è assolutamente necessario e forse è un segno semplice, ma è anche un grande atto di giustizia. La tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica non è mai solo una firma. È di più, molto di più.